Hello there! Oggi risponderò per voi a una domanda che ritengo possa interessare a molti, proseguendo con la serie Answering Tales. Il quesito che tratterò è alla base semplice. Obi-Wan Kenobi, come ha vissuto il suo esilio su Tatooine? Sono abbastanza convinto che tutti voi conosciate almeno la forma basilare della risposta, ovvero ha vissuto proteggendo Luke Skywalker. Ma la mia domanda vuole abbracciare una visione più ampia. Come ha vissuto il suo esilio su Tatooine durante la sua missione per proteggere Luke? Quali pericoli ha affrontato nel farlo? Come scorreva la sua quotidianità? Era solo in attesa di un evento ineluttabile che avrebbe stravolto la vita del giovane Skywalker o comunque viveva? Ecco, questo è tutto ciò che sto per narrarvi nel rispondervi, a partire dal momento in cui il maestro Jedi si è recato sul pianeta natale del suo vecchio apprendista con un piccolo fagotto, il cui destino era quello di salvare il proprio padre e la galassia intera. Obi-Wan, una volta giunto alla fattoria dei Lars, affidò il piccolo Luke a suo zio Owen e a sua zia Beru Whiteson. I due desideravano ardentemente un figlio, ma purtroppo non potevano averne, pertanto furono più che felici di accogliere il bambino nella famiglia. Presumo conosciate già quella collezione di mezze verità e iperbolici discorsi che è Obi-Wan Kenobi, dunque non vi sorprenderà sapere che mentì loro riguardo il destino del padre, servendosi dei suoi famosi punti di vista. Viene da sé che, basandosi su ciò che sapeva della vita di Anakin e della situazione politica galattica, Owen non vedeva di buon occhio la presenza dello Jedi al loro fianco, e per proteggere Luke, ordinò a Kenobi di stare lontano da loro e di evitare qualsiasi contatto con il piccolo, nella speranza di tenerlo così lontano dalla verità sul suo passato e dalle orme del padre. Lasciando la fattoria, Obi-Wan iniziò presto a cercare un luogo ove stabilirsi, con tutto l'intento di proteggere il figlio del suo fratello perduto, pur se con discrezione. Oltre al mare di Dune, nella desolazione dello Yundrand, trovò una costruzione abbandonata, un tempo utilizzata come appoggio per la prospezione di umidità e minerali, e comprendendo che poteva essere il posto perfetto, decise di farne la sua dimora. Qui avrebbe passato gli anni a venire lasciando l'area solo di rado e accogliendo un diverso nome per le poche occasioni in cui un contatto con gli altri fosse stato necessario. Il nome Ben, lo stesso che aveva usato come copertura in operazioni segrete durante le guerre dei cloni. Era addolorato all'idea che sia l'Ordine Jedi che la Repubblica fossero caduti e sapeva che l'oscura ombra dell'impero si stava levando al loro posto, ma nonostante tutto ciò che aveva vissuto, continuava a confidare nella forza. I giorni come Jedi, per come li aveva conosciuti, erano finiti e il futuro era incerto. Sarebbe stato messo alla prova come chiunque altro nella galassia in quel momento storico, nella fiducia, nella fede e nelle amicizie. Ma sapeva di dover perseverare, poiché col tempo una nuova speranza avrebbe visto la luce, e la forza era con lui, sempre. Pur faticando a rinnegare i suoi doveri da guardiano della pace e affaticato dalla monotonia della sua nuova vita, sapeva che la cosa più importante da fare per lui era esserci qualora Luke ne avesse avuto bisogno, e impiegò la maggior parte del tempo concentrandosi sulla meditazione, anche connettendosi con Banta e altra fauna locale, impegnandosi per comunicare con Qui-Gon attraverso la forza, come il gran maestro Yoda gli aveva insegnato, e scrivendo nel frattempo numerosi diari ove documentava importanti avvenimenti non solo della sua storia, ma anche di quella di altri Jedi, nel tentativo di raccogliere appunti ed esperienze che avrebbero potuto aiutare Luke nel suo viaggio un giorno. Nonostante gli ammonimenti di Owen, infatti, Kenobi non avrebbe mai smesso di pensare al giovane e di occuparsi di lui, avvicinandosi alla fattoria in più occasioni. Porse i suoi rispetti alla tomba di Shmi, condividendo la sua tristezza per il destino del figlio. Osservò Luke crescere, apprendere nuove abilità, e ogni qualvolta percepisse pericoli per la famiglia, li raggiungeva e li teneva lontani da lui. Banditi, estortori al soldo di Jabba, predoni Tusken, cacciatori d'Italia e tutti i pericoli che in quell'area erano dati per scontati cessarono solamente per loro, e questo di certo non passò inosservato agli occhi di Owen, che spesso si mostrò furioso con Kenobi, potremmo dire ingrato, ma comprensibilmente preoccupato all'idea che il suo figlio adottivo potesse percorrere la stessa strada del fratellastro che proprio Obi-Wan aveva addestrato. Lo Jedi, senza bisogno di altri a ricordarglielo, già da tempo si colpevolizzava per aver fallito come generale, come maestro e come fratello, ma gli rimaneva ancora un ruolo da compiere, proteggere il ragazzo, e in questo non avrebbe mai permesso a se stesso di fallire. Oltretutto, agire nell'interesse di Luke, persino quando lo faceva indirettamente, in diverse occasioni gli diede modo di sentirsi, anche se per poco, di nuovo uno Jedi. Negli anni aiutò un gruppo di Jawa a difendersi dagli attacchi dei Tusken perché fornissero al giovane pezzi di cui aveva bisogno.
aiutò alcuni Tusken a liberarsi di un Dragocrite, placandolo attraverso la forza e convincendolo a lasciare il luogo, così che il popolo della sabbia cessasse di rapire gli abitanti della zona per offrirli in sacrificio. E ancora più importante, aiutò Ezra Bridger, uno degli ultimi Jedi rimasti, a dire il vero uno tra i primi se non il primo della nuova generazione, a ritrovare la sua via, la via di casa. Occasione in cui Kenobi per un'ultima volta dovette affrontare il suo rivale di sempre, Maul. Giunto usando il giovane Jedi come esca per Kenobi, è troppo vicino alla verità sul suo ruolo su Tatooine perché potesse essere lasciato in vita. Nel confronto decisivo, Obi-Wan guarì questa antica ferita e il tormentato Datomiriano spirò tra le sue braccia confortato dall'idea che il prescelto li avrebbe vendicati, sconfiggendo il vecchio maestro Darth Sidious, vero nemico dello Zabrak, e portandolo alla morte, ponendo così fine al suo dominio di terrore una volta per tutte. Dopo aver onorato Maul cremandolo su una pira funeraria come da usi Jedi, Kenobi si diresse alla fattoria dei Lars. Qui lo Jedi si fermò in sella al suo Dubek, osservando il giovane Skywalker, protetto da lui da ormai quasi 2 decadi, e sempre più vicino al suo destino, sempre più vicino al momento in cui avrebbe portato a tutta la galassia una nuova speranza. Questa era la storia di Obi-Wan Kenobi durante il suo esilio, narrata attraverso ciò che sappiamo per rispondervi alla domanda come ha vissuto su Tatooine. Ripensando a ciò che vi ho esposto, io vi direi ha vissuto come sempre, ha vissuto come Jedi, in pace persino con il proprio dolore, senza mai allontanarsi dai precetti, solo cambiando il modo in cui andavano applicati alla sua nuova vita nel nome della forza e delle sue vie, vie che in quel momento richiesero lui di dedicarsi completamente al piccolo Luke. Sicuramente scopriremo altri dettagli sulla vita del maestro Jedi su Tatooine nella serie a lui dedicata, in arrivo prossimamente, ma a dirla tutta abbiamo già un'idea più che chiara del suo vissuto in quel periodo, e ciò che vi ho narrato ci rende anche facile immaginare i toni dell'opera in questione, che racconterà molto probabilmente un'esperienza intima, mistica e fortemente guidata dalla forza. Spero che il video vi sia piaciuto e che la risposta fosse di vostro interesse, e ora sono curioso di sapere quali domande avete in serbo per me. Lasciatele tra i commenti. La prossima settimana risponderò a un'altra domanda, ma sul canale Star Wars Addicted, e la successiva nuovamente qui. Vi invito a tenere d'occhio entrambi i canali per non perderne una. In arrivo, Comandante Cody, che ruolo ha avuto nell'Impero? Io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento al prossimo video, e come sempre, che la forza sia con voi.